A 100 anni dall'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale, le forze armate ricordano il 4 novembre del 1918, data in cui la Grande Guerra si concludeva vittoriosamente sul fronte italiano. L'accordo fu firmato a Padova il giorno prima, il 3 novembre, dall'impero austro-ungarico e l'Italia, che era alleata con la triplice intesa Regno Unito, Francia e Russia. A Pescara le celebrazioni si sono svolte in piazza Garibaldi alla presenza di tutte le istituzioni e delle forze dell'ordine. Il messaggio è quello di pace e della necessità di rendere la nostra nazione sempre unita rispetto al clima necessario anche di questi tempi, affinché anche le nuove generazioni, oltre alle istituzioni, abbiano a cuore il sentimento di unità, di pace e di solidarietà verso i popoli. Noi abbiamo un impegno quotidiano che è quello di gestire le istituzioni affinché il clima sia un clima sociale, adeguato anche alle difficoltà del momento. Il tricolore fuori dalle finestre, le scolaresche riunite, le associazioni e i volontari, tutti partecipano nel ricordo del sacrificio compiuto dall'Italia 97 anni fa. Beh, il ricordo di Vittorio Veneto, quindi la vittoria della Prima Guerra Mondiale, una data simbolica nella storia del nostro paese, è successo comincia questa celebrazione nel 1919, cioè un anno dopo la fine della Grande Guerra. Attraversato un secolo, quello scorso, il cosiddetto secolo breve, e continua oggi perché in qualche modo la memoria resta sempre, l'architrave di una nazione.